studiare questa mappatura, questa localizzazione di questi punti, no? E loro l'hanno dato, diciamo, l'aspetto energetico. Allora, i cambiamenti che troviamo fra la mappatura francese, quella occidentale e quella cinese, fondamentalmente questo aspetto qua, no? Che qui quello che troviamo è l'azione energetica, una funzione energetica, non tanto di localizzazione dell'organo, come la funzione energetica che ha nella medicina tradizionale cinese. Ok? Perciò quando noi parliamo, per esempio, dell'organo fegato in cinese, l'organo fegato ha funzioni che non corrispondono con quelle della medicina occidentale, no? Giustamente. Il fegato per i cinesi è la capacità anche di pianificare la vita, no? È la capacità di organizzare, è la capacità di vedere le risorse che noi abbiamo per muoverci nella direzione che ci corrisponde muoverci.